di storia. Il primo Fab Lab è nato nel 2003 presso il Media Lab del Massachusetts Institute of Technology, il MIT, di Boston. A partire da questo si è sviluppato il movimento dei makers, che ha fatto la sua prima uscita pubblica, diciamo in grande stile, nel 2006, con la prima Maker Fair, che si è tenuta, ovviamente, come sempre, in un centro convegni nei pressi di San Francisco, in California. Nel 2007 sono iniziati a nascere negli Stati Uniti quelli che si chiamavano Hackerspace. Nome forte, nome provocatorio, perché hacker ovviamente richiama un'idea, un concetto anche non propriamente lecito. In realtà questi hackerspace di illecito non avevano nulla, però il riferimento allo spirito degli hacker, quindi alla rottura con le regole, ancora una volta all'informalità e ancora una volta soprattutto alla libertà, nello specifico per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, alla libertà nel software. Quindi gli hackerspace erano strutture, qui sono definiti laboratori aperti a metà tra l'officina e lo spazio di espressione artistica, sviluppati spontaneamente e con grande enfasi sull'hardware e software liberi, sull'open source. Nel 2009, dopo quindi un paio d'anni, erano già più di un centinaio. Il primo Fab Lab italiano è nato nel 2011, lo conosciamo un po' tutti quelli che seguono il movimento dei Fab Lab dei makers, è il Fab Lab di Torino, il cui vice presidente ieri ci ha fatto visita per l'evento inaugurale di questo workshop. Pochi mesi fa la rivista Wired Italia ha censito non proprio i Fab Lab italiani, qui parla di non tutti i laboratori di fabbricazione in senso stretto, ma tutti riconducibili alla filosofia di collaborazione e sperimentazione che permette di rivoluzionare e rilanciare la manifattura. Quindi Fab Lab propriamente detti e autodefinitisi, ma anche laboratori di coprogettazione, spazi di co-working. Non si vede molto, ma qui c'è un link che dovrebbe funzionare. Ok, ne ha censiti, abbiamo detto, si vedeva prima dal titolo, 43. Permettetemi. Permettetemi un briciolo di aziendalismo, se lo vogliamo chiamare in questo modo, perché se guardiamo questa mappa ci rendiamo conto che in un'area estremamente vasta, che include tutta la Puglia, il Molise e la Basilicata, ne viene sostanzialmente riconosciuto da Wired solo uno. Permetteteci un po' di orgoglio, e siamo noi, è il centro laser. In realtà ce n'è qualcun altro, forse non siamo gli unici, diciamo che siamo stati forse i più bravi nella comunicazione, non so che dirvi, comunque. Da questa mappa ovviamente si può vedere che anche questa rivoluzione industriale segue un po' le dinamiche più facili e più prevedibili, con una grande concentrazione al nord, una grandissima concentrazione in Lombardia, in Veneto, e poi un diradarsi progressivo scendendo verso il sud. Questa mappa ha qualche mese, ha un 5 o 6 mesi penso, forse anche meno, che per le dinamiche che sono quelle dei Fab Lab, dei movimenti dei makers, è un'enormità. Quindi se 5-6 mesi fa erano 43, rifacendo questa mappa oggi probabilmente ne troveremmo almeno una sessantina. Vi volevo dire,
abbastanza rapidamente, due parole su quali sono gli step fondamentali per la creazione, la costituzione di un Fab Lab, di un laboratorio, di uno studio di coprogettazione, che poi sono in realtà gli stessi step necessari per capire che cosa è e come opera un Fab Lab. Innanzitutto è necessario conoscere le condizioni locali e il contesto. Il Fab Lab si rivolge alla comunità locale, questo lo dice anche subito dopo. I primi due punti in realtà vanno estremamente legati fra loro. Non si può fare un Fab Lab che sia scorrelato, che sia diverso dalla realtà locale, dal contesto sia territoriale, diciamo regionale, ma anche da fatti, diciamo, logistici, pratici. Ad esempio, un Fab Lab tradizionalmente, tipicamente, è aperto di sera, è aperto il sabato, è aperto la domenica, è sostanzialmente un posto d'incontro, un luogo dove che viene frequentato da chi probabilmente di lavoro nella vita fa altro, spesso studia, a volte anche lavora. Il Fab Lab Centro Laser non può permettersi questo, non lo può fare innanzitutto perché è una impresa, una azienda, quindi è legato comunque anche al mondo produttivo di tipo più tradizionale e deve rispettare gli orari tradizionali, perché quelli sono gli orari che rispettano tutte le realtà del territorio con cui collabora. Ma anche perché qui, e lo avete visto, non è un luogo di passaggio, non è un luogo dove qualcuno viene il sabato perché ha una mezz'oretta, perché ha un'ora. Molto importante è il modello di business, più che il business plan. Il business plan, che comunque va fatto come tutte le iniziative, è il modello di business. Un Fab Lab, non l'abbiamo detto, lo stiamo dando per scontato, ma è un'officina di fabbricazione digitale dove ci sono delle tecnologie che di solito rientrano in una dotazione tipo di tecnologie, che sono stampanti 3D, che sono elettronica di consumo e a basso costo, esempio classico le schede Arduino, kit Arduino. C'è un laboratorio di elettronica minima, saldatori, dashboard, per chissà che cosa sono. C'è componentistica per lavorazioni meccaniche, trapani, frese, abbiamo detto stampanti 3D, ovviamente computer. Questo mondo ovviamente si arricchisce continuamente, adesso c'è questa moda, che non è una moda, quella dei droni, adesso stanno diffondendo molto i droni per l'utilizzo che hanno, per il livello hobbistico che adesso questi strumenti hanno, che è strettamente legato ai costi, è diventata una cosa da maker. Su queste dotazioni di base si possono costruire diversi modelli di business, che vuol dire in maniera molto semplice: ok, io ho un Fab Lab, mi rivolgo a dei giovani, stimolandone la creatività e mettendomi a loro disposizione. Questa struttura come vive? Come la sostengo? È un po' il grande dilemma. Ieri mi sono fatto proprio su questo una chiacchierata con Stefano Paradiso del Fab Lab di Torino, perché anche lui, come tutti gli altri a cui ho chiesto in forma di chiacchiera, scusa, ma tu il Fab Lab, ok, come vive? Mi dicono tutti una cosa diversa. Devo dire, anche in questo c'è moltissima creatività. Per esempio, il Fab Lab Torino è innanzitutto poggia sulle spalle molto più forti delle officine Arduino, e va bene. Non per questo deve essere un'iniziativa a perdere, come si usa a dire. Il Fab Lab Torino sostanzialmente mette a disposizione le macchine a dei costi, che sono dei costi molto bassi,
legati anche al fatto che le macchine di per sé hanno dei costi di mercato molto bassi. E lo fa innanzitutto con una tecnica di tipo associazionistico, cioè il Fab Lab di Torino all'atto pratico è un'associazione che ha dà delle tessere, quindi si è soci, per cui chi vuole frequentare il Fab Lab di Torino innanzitutto è un socio e ha un tesseramento che costa 50 euro l'anno, che dà diritto a un certo kit di prestazioni che loro chiamano crediti. Allora, loro hanno una tessera. Un credito può essere, per esempio, 10 metri di taglio laser lineare, no? Cioè la geometria io la sviluppo linearmente, 10 metri, oppure un'ora di stampante 3D, oppure 2 ore di utilizzo della postazione di lavoro di laboratorio elettronico. Ogni cosa ha un prezzo, che può essere un prezzo, diciamo, in euro, o può essere un prezzo in crediti. E loro hanno questa tessera annuale che è ricaricabile. E loro pagano con i crediti che hanno su questa tessera quando chi vuole, chi li finisce, chi conta di farne un utilizzo intensivo, la ricarica. C'è tanta fantasia, c'è tanta creatività, diciamo. The Hub a Bari, li conoscete, penso, li conosco anch'io, non benissimo sinceramente, mi risulta che loro prevalentemente affittino le postazioni, loro hanno i box, li affittano, sentivo parlare di 120 euro per 2 giorni alla settimana, è vero? Qualcuno... il centro laser fa anche service, il centro laser, allora io non smetterò mai di chiamarlo il centro laser, il laser in, ovviamente fa anche service, ma perché noi siamo anche un'impresa, abbiamo una base di impresa tradizionale, noi non abbiamo la possibilità e abbiamo verificato la non facilità di stimolare la frequentazione continua dei makers. Anche se ci piacerebbe tantissimo, non ci sembra praticabile, anche perché i makers devono operare in regime di co-working, devono collaborare fra loro, ci deve essere un'osmosi continua. Io faccio una grande fatica, ne posso portare qua 3 o 4, che poi dopo 2 giorni diventano 2, poi dopo 3 giorni sono 3, poi il 4° giorno è 1. Purtroppo non è. Non serve, non so come dire, è una forzatura. E allora il centro laser, i laserin si sono fortemente spostati verso la incentivazione e verso la creazione di impresa che nasca dai makers. Cioè quei makers che hanno idee a uno stadio di evoluzione tale da farne un'iniziativa imprenditoriale, trovano da noi la loro casa. Io, scusate, non voglio fare il marketing per i laserini, mi sto solo autocitando come esempio di Fab Lab, ci tengo a dirlo. Le imprese giovanili su base tecnologica, su base altamente innovativa, che vogliono sviluppare la loro iniziativa imprenditoriale hanno da parte nostra una offerta che è quella della logistica a costo zero, cioè noi li ospitiamo legalmente, cioè loro possono costituire qui la loro sede legale e operativa, stipulando caso per caso accordi di collaborazione, che possono andare dal fatto che noi della Serin con le nostre competenze possiamo essere fornitori di una quota di servizi che loro non sono in grado di produrre o di fornire ai loro clienti e li andrebbero a cercare sul mercato, glieli vendiamo noi. In altri casi noi offriamo lavoro, le nostre competenze, i nostri ingegneri, i nostri fisici, eventualmente in cambio poi di compartecipazione sugli utili di quanto eventualmente commercializzato. Si ragiona caso per caso.
I modelli di business dei Fab Lab, degli spazi di coworking, che sono estremamente importanti per giustificare un'iniziativa che è comunque un'iniziativa di tipo imprenditoriale, non sono banali e sono innovativi anche loro. Altri punti fondamentali per la progettazione di un Fab Lab: la pianificazione e la progettazione degli spazi e dei laboratori, ovviamente la scelta delle macchine in funzione del mercato, del contesto, della tipologia di frequentatori a cui ci si vuole rivolgere, il bilanciamento del team, skills ed esperienze diversificate, ma soprattutto capacità di parlare ai makers. Quindi rapporti informali, personale molto giovane. E naturalmente screening su analoghe strutture, confronto di esperienze, ma anche accordi, visite di scambio, condivisione. Fab Lab, che è un termine apparentemente generico, in realtà ha una sua definizione ben precisa, nel senso che ci si può definire Fab Lab sostanzialmente se si aderisce ad un network. Questo network ha un insieme di regole che sono codificate e addirittura è previsto che questa specie di statuto dei Fab Lab venga affisso nei locali. A queste condizioni si può aderire alla rete dei Fab Lab mondiale e autodefinirsi Fab Lab. Questa è una cosa che andava detta. Ok, io non vi voglio annoiare con una lezione di tipo troppo tradizionale, vorrei arrivare molto presto a una fase un po' più interattiva, un po' più di chiacchiera. Però alcune cose io ritengo che vadano assolutamente dette. Questa è la cosiddetta catena del valore della ricerca e dell'innovazione, le varie fasi che permettono di passare dalla ricerca di base allo step 9, che sono i sistemi innovativi, ingegnerizzati e inseriti effettivamente in produzione. Questo va attraverso la formulazione del concetto e l'applicazione, la prova del concetto su base analitica, la validazione in laboratorio, la validazione sul campo, la realizzazione di prototipi o modelli, la realizzazione di sistemi in ambiente operativo, in ambiente quindi diciamo produttivo, lo step 8 che è l'ulteriore qualifica e test di questi sistemi fino all'ultimo che è il trasferimento in produzione dell'innovazione. Allora, perché vi ho fatto questa elencazione che non è mia ma è in realtà assolutamente formulata e acquisita a livello comunitario? Perché esiste un concetto di base del processo di innovazione che è quello della Valle della Morte. La Valle della Morte è quella fase in cui circa il 95% dei processi di innovazione muoiono, che è esattamente quello che porta dalla fase di formulazione scientifica e al limite di prototipo di laboratorio di un'innovazione alla applicazione dell'innovazione in produzione. Tutto questo per dirvi, per darvi sostanzialmente la definizione di acceleratore di impresa o acceleratore di innovazione. Perché mentre i centri di ricerca tradizionali, qui semplicisticamente definite università, coprono la prima fase di questa catena del valore dell'innovazione, quindi fino alla validazione sperimentale,
I centri di innovazione partono, quelli che si definiscono, cioè partono dalla validazione sperimentale e arrivano, possono arrivare sino al test dei sistemi ingegnerizzati, mentre le imprese di solito si occupano di tutto quello che va dal dimostratore, quindi da un prototipo funzionante, sebbene a livello di laboratorio, fino alla sua ingegnerizzazione e trasformazione in una facility produttiva. L'acceleratore di innovazione è quello che sostanzialmente, se andiamo a ripensare a quella immagine della slide precedente, è quello che si occupa di prendere per mano i risultati della ricerca tradizionale, tipicamente delle università, e di condurli, diciamo, di fare da ponte sulla Valle della Morte. Questo è l'obiettivo di un acceleratore di innovazione. Acceleratore, questi concetti, che in realtà sembrerebbero più calzanti per quella che è la grande ricerca scientifica che nasce nelle università, su scala anche più semplice, sono un po' quelli che possono portare la vostra idea da maker, gli step che possono portare la vostra idea da maker a quella che può essere la vostra vita. Cioè, io ho una mia idea, non lo so, devo capire ancora, è un gioco, mi sto divertendo, è il mio hobby, perché poi in realtà faccio il part-time in un call center, o voglio farne la mia vita, ho la possibilità di farlo. Sia per quanto riguarda le mie doti personali, ma soprattutto la validità di questa idea. A prescindere da questo, in tutto questo che è un processo complesso, chi mi può dare una mano? Gli acceleratori di impresa, come il Laserin, tra l'altro, scusate, io continuo ad auto nominarmi, ma in fondo, se sono qui a parlarvi di queste cose, un motivo ci sarà. Forniscono a chi ha idee imprenditoriali una serie di potenziali servizi, che sono poi quelli che sostanzialmente guidano o possono guidare un maker o un gruppo di maker a una formulazione più definita della sua idea e a una fase di creazione di impresa. Sarò molto rapido su questo. I servizi, che poi sono un po' i servizi tipici degli acceleratori di impresa, sono innanzitutto lo scouting tecnologico. La mia idea piace a me, benissimo, altrimenti non sarebbe mia. Ma ci sono effettive opportunità, cioè la tecnologia che io sto mettendo a punto, la tecnologia che voglio utilizzare per mettere a punto la mia idea, è effettivamente uno strumento valido che mi porta a, qua parla di incrociare efficacemente una necessità tecnologica con una soluzione inesplorata, in maniera più tradizionale si dice, a soddisfare un qualche tipo di bisogno che può essere del mercato, di una fascia sociale, di un cliente specifico che io ho puntato, io ho questa meravigliosa idea e secondo me la devo vendere alle Ferrovie dello Stato. Benissimo. Allora, soddisfo realmente un bisogno delle Ferrovie dello Stato? Quindi lo scouting tecnologico sostanzialmente è uno screening ad ampio spettro sulle tecnologie, sulle offerte delle tecnologie in un settore specifico o per soddisfare un bisogno specifico. La prototipazione dell'innovazione, gli acceleratori d'impresa tipicamente offrono strumenti che i giovani aspiranti imprenditori non hanno, strumenti che possono essere di competenza, detto molto banalmente ingegneri un po' più esperti, fisici un po' più esperti, ma anche a maggior
ragione tecnologici. Lo spazio in cui stiamo, apro un attimo una parentesi, noi abbiamo proposto alle ragazze di Volo Creativo di organizzare il workshop qui dentro, gli è piaciuto molto, perché è un contesto chiaramente da archeologia industriale. La cosa singolare di questo contesto d'archeologia industriale è che tutte queste macchine che voi vedete qui intorno, che sono macchine tutto sommato obsolete, sono macchine estremamente tradizionali, quella è un trapano, quella è una saldatrice ad arco, quella è una troncatrice, quella è una sega a nastro, tutte queste macchine sono perfettamente funzionanti. Allora, per quanto non siano esattamente una cosa su cui andare a una grande fiera tecnologica a vantarsi, ma il maker, il trapano a colonna che gli fa il foro perfettamente dritto, non ce l'ha a casa, cioè non ce l'ha a casa, ma neanche quello ce l'ha a casa. È chiaro che poi qui sto facendo l'esempio di quello che noi stiamo guardando qui intorno. Abbiamo altro, voglio dire. Quindi comunque nella fase di prototipazione dell'innovazione un acceleratore d'impresa dotato di tecnologie proprie ovviamente le mette a disposizione dei makers per aumentarne le potenzialità di sviluppo di un prototipo. Fatto ciò, quindi realizzato un prototipo, si assistono le persone in una fase di validazione della soluzione, quindi sostanzialmente a consuntivo, cioè non più sull'idea come può essere stato fatto nella fase di scouting, ma a consuntivo, realizzato il dispositivo, il circuito, il componente stampato. Quindi sulla base di prestazioni e dati effettivi si fa uno screening delle possibilità di impatto in termini di mercato, ma anche in termini di utilità per le pubbliche amministrazioni, ma anche, e qui io in questa slide l'ho voluto enfatizzare perché è una tendenza anche molto spinta, promossa dalle pubbliche amministrazioni, anche in termini di generale orientamento al tessuto sociale, alla social innovation e alla qualità della vita. L'ho scritto perché le politiche comunitarie verso il 2020, Horizon 2020, insistono molto, le avrete sentite sicuramente nominare, sulle tematiche legate alle smart cities, per esempio. Quindi finalmente, almeno speriamo non solo a parole, c'è un grosso orientamento per l'appunto al tessuto sociale, alla social innovation e alla qualità della vita, e innovazioni che portino benefici reali sono perlomeno fortemente incentivate dalla pubblica amministrazione. È un segno molto importante perché poi quando queste tendenze si radicano, poi alla fine il mercato sono dei processi non particolarmente veloci, non particolarmente rapidi, però poi alla fine se una cultura col tempo si impone, alla fine si espande. Altro punto molto molto importante, il financing. Trovare i soldi, perché creare un'impresa vuol dire creare un prototipo, fare la comunicazione, stabilire una sede, avere dei costi, delle spese legali, pagare un commercialista, eccetera eccetera. Ha comunque dei costi, di cui ovviamente il primo è la realizzazione del prototipo stesso, di un prototipo con cui io poi posso mettermi in giro cominciare ad andare da delle fiere, da dei potenziali clienti, far vedere
alla gente, al mercato, qualcosa di fatto e di finito. Questa cosa ha oggettivamente dei costi. E gli acceleratori di impresa ben organizzati, anche in questo caso, mettono di solito a disposizione la propria esperienza, supportando nella ricerca di finanziatori anche con strumenti nuovi, come ad esempio il crowdfunding di cui, su cui vi dirò dopo magari qualche parola in più. Ingegnerizzazione delle soluzioni, ancora una volta stiamo tornando al discorso della valle della morte. E sono sostanzialmente, ancora una volta, le dotazioni tecnologiche degli acceleratori di impresa sono a disposizione per fare l'ulteriore step di crescita della proposta. E infine una fase trasversale alle precedenti, quindi che non si inserisce realmente in quello che può essere anche considerato un percorso lineare, che è quello della creazione di impresa, che può essere fatta sia attraverso interventi formativi specifici e qualificati, ma anche con un'assistenza di tipo logistico e amministrativo. Io in questa presentazione ho inserito dei link a dei filmati, solo che sono invisibili. Dovrei averne saltato uno. Vabbè, ne ho saltato uno, poi lo recuperiamo. Avete sentito parlare di crowdfunding? Più o meno? Vabbè, il crowdfunding è una forma nuova di finanziamento delle piccole iniziative imprenditoriali. Funziona nel seguente modo, anzi non ve lo dico, vi faccio vedere il filmato. Stacchiamo. Michele, sei in rete tu? Sta andando bene? Cos'è il crowdfunding? No, non lo carica però il filmato. Vabbè, diamogli qualche secondo, vediamo se carica il filmato, se no ne faremo a meno. Il crowdfunding funziona nel seguente modo. Io ho una mia idea, che può riguardare per esempio lo sviluppo di un prototipo, un gioco, un qualcosa di innovativo. Realizzo del materiale che presenta questa mia idea e attraverso delle piattaforme web specifiche che si occupano in maniera esclusiva proprio di crowdfunding, presento e dico, diciamo, comunico agli utenti di questo sito che per realizzare per esempio il primo
prototipo mi servono 5.000 euro. Stimo quanto mi serve e metto questa cifra. Dopodiché gli utenti di questo sito possono contribuire a questo mio sviluppo per tutta una serie di motivi. Perché gli piace? E questo è un po' il più improbabile. Parliamo anche di contributi di 10 euro, di 5 euro. Perché gli sono simpatico, perché magari è un mio amico, perché gli offro qualcosa di molto semplice in cambio. Cioè, se io alla fine ce la faccio e realizzo e arrivo a questi 5.000 euro, ti mando un gadget. Può sembrare, e infatti intuitivamente sembra un qualcosa di un po' fuori dalla realtà. Perché io dovrei dare dei soldi a uno? Tipicamente in cambio comunque di qualcosa, che può essere un gadget, può essere il prodotto stesso. Per esempio, io voglio, cioè ho bisogno di 5.000 euro per produrre 100 pezzi di questa cosa. Se ce la faccio, produco questi 100 pezzi e te ne mando uno. Se mi dai almeno questa cifra, te ne mando uno. C'è poi un caso molto più raffinato e molto più operativo, diciamo, che è l'equity crowdfunding. Equity crowdfunding è molto semplicemente, io ho questa idea, però l'equity crowdfunding di solito non riguarda un oggetto, uno prototipo o uno sviluppo, ma riguarda esplicitamente la creazione di un'impresa. Quindi io sull'equity crowdfunding non dico voglio realizzare un pupazzetto in cioccolato con una stampante 3D, ma dico ho realizzato stampanti 3D che stampano cioccolato, voglio realizzare un'impresa per commercializzare, per produrre e commercializzare queste stampanti 3D che stampano il cioccolato. Mi servono però, tutto compreso, per mettere in piedi il ciclo produttivo, per realizzare le prime 500 stampanti, per avere uno stock da vendere, per fare la comunicazione, mi servono 80.000 euro. Chiedo questi 80.000 euro sul web, chi versa, chi crede in questa idea, con il suo versamento acquisisce una quota azionaria della mia impresa. E questo è l'equity crowdfunding, che solitamente magari non è il 100% dell'impresa, nel senso che io posso mettere in vendita sostanzialmente in equity crowdfunding, per esempio, il 40% della mia impresa. Ovviamente, perché voglio tenerne il controllo, almeno i fondatori vorrebbero tenerne il controllo. Penso che sia l'abbia caricato. Ci siete tu, la tua idea e il tuo progetto innovativo. Hai bisogno di denaro per l'industrializzazione, la distribuzione e la rete vendita. Le banche non sono disposte a finanziarti. Cosa fai? Il crowdfunding può aiutarti. Con questo sistema è possibile chiedere contributi alle persone per realizzare un'idea. Diversi siti si occupano di crowdfunding, sono simili tra loro ma hanno regole un po' diverse. Basta iscriversi gratuitamente. A questo punto devi spiegare chi sei, il tuo progetto e quanti soldi ti servono. Lascia che le persone possano scegliere quanto donare. Stabilisci un tempo massimo per raggiungere la somma. A chi ti aiuta, offri ricompense diverse in base a quanto dona. Non restituirai il denaro. Non dimenticare di fare un video coinvolgente ed emozionante che faccia innamorare le persone della tua idea. Se l'idea piace, cominceranno ad arrivare i primi contributi. Se non sei riuscito a raggiungere in tempo la cifra stabilita, solitamente il denaro ritorna ai donatori.
Se invece hai raccolto tutti i soldi richiesti nel tempo stabilito, ora ti vengono consegnati. Adesso puoi portare a termine il tuo progetto e ricompensare chi ha contribuito a realizzarlo. Ok, questa era proprio una spiegazione estremamente semplice, però efficacissima. La situazione purtroppo è un po' più complicata, perché essendo un modo di procedere che è estremamente diffuso, si è estremamente diffuso, ha incontrato grandissimo successo, l'Italia è stato il primo paese al mondo a normare l'equity crowdfunding. Nel senso che nell'ambito del cosiddetto decreto crescita bis è stato redatto ed approvato un decreto legge che delega la Consob alla Consob il compito di disciplinare aspetti specifici, con l'obiettivo di, come dice, creare un ambiente affidabile e di creare fiducia negli investitori. La conseguenza che ne hanno ottenuto è che, a dispetto di quanto avviene in tutto il resto del mondo, in Italia l'equity crowdfunding è molto meno perseguito del normale crowdfunding, di quello diciamo più semplice. Tra l'altro da poco è venuta fuori la prima piattaforma di equity crowdfunding che si chiama Stars App, approvata dalla Consob. Le piattaforme di crowdfunding, per l'appunto, la più famosa probabilmente è Kickstarter, ne parlava già ieri Stefano Paradiso, una piattaforma inglese, ha dei limiti, io non lo sapevo, ha detto proprio ieri, ha detto Stefano Paradiso, che non ci si può iscrivere se non si ha un conto in banca inglese, per esempio, questo ovviamente limita molto. La piattaforma di crowdfunding italiana più famosa si chiama Eppela, è visitabile, ovviamente chiunque si collega a una piattaforma di crowdfunding e va a vedere un po' quali sono i progetti per cui vengono richiesti dei fondi. In Italia c'è una tendenza molto, molto particolare, cioè dominano non tanto gli sviluppi tecnologici e le proposte di creazione di impresa tecnologica, quanto le iniziative sociali. Quindi si vede proprio su Apple, su 50 proposte, ce ne saranno due che dicono facendo un circuito per... quasi tutti sono fondi per la ricostruzione di un determinato palazzo storico nelle zone del terremoto in Emilia, per carità, iniziative lodevolissime che però ci allontanano un attimo da quelle che sono da quello che è il motivo per cui siamo qui a parlare di crowdfunding, che è il financing di iniziative imprenditoriali prevalentemente su base tecnologica o innovativa. Scusate un attimo. Eccolo, infatti era qua il link. Sì. Vabbè, gli dobbiamo dare un po' di tempo.
Ci sono dei casi di crowdfunding estremamente famosi, estremamente celebri. Io non ricordo, però sicuramente Michele si ricorda, il nome di quegli occhiali tridimensionali, non i Google Glass. Sì. Che ne parlavamo? Sì, perfetto, grazie. Quelli sono stati creati con i crowdfunding, si tratta di degli occhiali, io non ne so niente, me ne parlavano i colleghi, degli occhiali con un doppio visore interno, sostanzialmente, che si collegano a un computer, per cui io vedo i film tridimensionali o i giochi tridimensionali, ma realmente tridimensionali, nel senso che io ho davanti agli occhi due schermi sfasati, con cui mi calo completamente in una realtà tridimensionale. Sono stati messi a crowdfunding l'iniziativa, la nascita, e adesso non ricordo i numeri, però la cosa è sfuggita completamente di mano a chi ha avuto questa iniziativa, perché hanno raccolto una cifra surreale. Lo stesso Stefano Paradiso di Arduino ieri, parlando di alcune idee, iniziative del Fab Lab di Torino, ci parlava di un gioco molto bellino, tra l'altro, si chiama Primo.io. Primo. È un gioco per bambini che insegna la programmazione logica, in qualche modo, ai bambini, fatto completamente con strumenti e con mentalità da maker, si vede, perché è fatto in legno, tagliato con pezzi che si incastrano, no, secondo questo metodo qui, con le colle, tutta l'elettronica wireless basata su schede Arduino. In pratica un bambino c'ha una specie di unità di controllo dove mette dei simboli che sono delle frecce, a seconda delle frecce che mette, una macchinina interfacciata via wireless con questa unità centrale si muove, cioè se io metto la freccia dritto, poi destra, questa va dritto, poi destra, poi destra. E quindi il gioco sostanzialmente consiste nel mettere degli ostacoli sul percorso di questa macchinina e dire al bambino di mettere le frecce di modo che la macchina si muove e superi questi ostacoli. Un'idea molto semplice, molto carina. Lui ha messo a crowdfunding e ha raccolto il triplo di quanto aveva chiesto. Dicevano ieri, parlavano di 120.000 euro. Sì, insomma, comunque è una cifra molto, molto importante in rapporto all'iniziativa che lui aveva avuto, con la conseguenza che questo ragazzo che ha 25 anni, tra l'altro, si è andato ad aprire un'azienda che produce questo gioco a Londra, perché poi alla fine, commento degli stessi amici di Arduino, alla fine ok, ho una bella idea, ho i soldi, ho l'interesse del mercato, però poi aprire qui è un problema, diciamo. Sono cose un po' sconfortanti. Questo filmato è in inglese, è molto semplice. Nulla, è un filmato sui Fab Lab, molto simpatici. Molto simpatico. Chi lo ha realizzato ha chiesto ad alcune persone, quasi tutti operatori di Fab Lab, o comunque importanti operatori nel campo dell'innovazione, definire in una semplicissima frase, in una frase molto breve, che cos'è un Fab Lab. Well, Fab Lab is a collection of rapid prototyping tools which allows people to convert their ideas into prototypes and maybe eventually into products. It's a global network of people who want to cooperate and share knowledge. Fab Lab is a place where you can make almost anything. Fab Labs is diversity. A tinker's shop on digital hormones. It's a place where anyone can write their own stories. A way to
try to stimulate curiosity in people. There's a community resource. A resource of resources. A place where you get to bring your reality, your ideas to reality. An opportunity space. I know that's not one word, but that to me is really what it is. It's a chance. I guess you could say empowerment or technological empowerment to make whatever you want. People can be able to come to the FabLab and use the available tools and equipment to solve their local problem. We have seen that in Afghanistan. Before there was no FabLab in Jalalabad, most of the people, about 10% to 5% knew internet. So that people could take some machines, take some computers, and analyze their problems and create, actually, let's say, how to solve these problems. A fab lab can get people excited about things. It's I tell people it's a community workshop. It's like a proof of concept. Machines allow you to do proof of concept. It's really a community-based stuff. It's an introductory environment to computer-aided design and computer-aided technology. Everybody likes to make things, I think. And maybe this is the new way of learning. A fab lab in three words is bright and fun and fulfilling. Ok, una cosa simpatica di questo filmato è che è prodotto dal Fab Lab di Barcellona, che è un Fab Lab tra i più noti in Europa. I Fab Lab non sono tutti uguali, l'abbiamo non proprio detto, ma si può intuire da quanto abbiamo detto, sono fortemente caratterizzati dal territorio e anche molto semplicemente dalla vocazione di chi lo realizza. Lo spazio di coworking del centro laser ovviamente è fortemente orientato alla progettazione elettronica, per esempio, lo è meno al software, lo è tantissimo sulla stampa 3D, perché noi facciamo prototipazione rapida dal 2000 con strumenti, con non i padri ma i nonni di queste stampanti. Il Fab Lab di Barcellona è fortemente orientato all'architettura e al design, molto più che allo sviluppo tecnologico in quanto tale. Tant'è vero che al Fab Lab di Barcellona c'è un ragazzo che venne qui, tra l'altro partecipò a quella che fu la prima iniziativa del Fab Lab. Non lo devo chiamare Fab Lab perché non siamo nella rete dei Fab Lab del centro laser, come si chiamava allora, che fu una sorta di call diretta ai makers. Quando noi comprammo le stampanti 3D, le comprammo in kit per scelta, con l'idea di far venire chi volesse a montarle, e fu una specie di nostro kick-off, fu il giorno zero. Ci mettemmo lì con il computer, connessione a internet, manuali con informazioni sbagliate, e il collega Michele e ci cimentarono in questa cosa, e venne questo ragazzo che è un architetto che poi attualmente frequenta, è in Spagna, insomma frequenta il Fab Lab di Barcellona, e un giorno lo richiameremo qui alla prima occasione utile. Io volevo, per non gravare troppo sulla vostra pazienza, per non scoraggiarvi troppo,
chi verrà dopo di me farà sicuramente cose meno generali. Prendete questo come un intervento introduttivo di questo workshop, è un po' una presentazione anche nostra dei Laserin. Volevo fare un po' di chiacchiere con voi, parlando un attimo di creazione d'impresa. Se mi date un attimo, scusate. Allora, sentite, volevo fare con voi in maniera molto semplificata un po' di analisi SWOT. Sapete cos'è l'analisi SWOT? Punti di forza, punti di debolezza, opportunità e ostacoli. Fa parte del business planning, fase fondamentale quando si crea una impresa. Lo volevo fare stimolando, se siete d'accordo, se vi va di partecipare, un po' di discussione fra voi. Allora, supponiamo che ognuno di noi, o se preferite tutti noi insieme, dobbiamo creare una startup innovativa. La vogliamo creare sul campo della stampa 3D, o la vogliamo creare ognuno sulla sua, su quello che gli va. Ma visto che siamo qui per parlare di stampa 3D, parliamo di stampa 3D. Senza schema, ognuno di voi, che ne pensa? Perché la vuole fare? Perché ha paura a farla? Cosa pensa di farsene? Dove vuole collocarla, cosa vuole vendere, perché lo vuole, a chi lo vuole vendere, spera di vendere, spera di farcela, non spera di farcela. Allora, se siete d'accordo, quanto tempo abbiamo? Poco, non fa niente. Ognuno di voi due parole su chi è, così ci conosciamo un po' tutti. Vi conoscete perché poi... e... così, qualche idea, senza schema... Si chiama think tank, una volta si chiamava brainstorming. Ok. Allora, io sono Davide, sono uno studente di ingegneria e dell'architettura. Sono qui perché appunto interessato alla stampa 3D e alle sue applicazioni pratiche, soprattutto nel campo del design e poi per quanto riguarda appunto l'applicazione in architettura e per la prototipazione in essa. Niente, mi sono avvicinato a questo mondo soprattutto tramite internet, tramite alcuni articoli e appunto conoscendo già Arduino o avendo studiato un attimino la stampante 3D di Arduino. Niente, appunto sono interessato soprattutto al mondo del design perché propendo verso quel campo. E ho visto diversi oggetti e diverse realizzazioni in campo europeo tramite stampa 3D e devo dire che sono molto interessanti e possono avere un futuro, penso, molto pratico, anche per non solo come prototipazione ma come creazione di oggetti in esso già fruibili, perché poi quanto visto sono materiali comunque molto resistenti, molto flessibili anche. Quindi penso che possa avere uno sviluppo molto consistente. Ok. Ciao a tutti, sono Vito Santamato e sono un ingegnere meccanico.
Mi sono affacciato a queste, a questo mondo di progettazione in 3D partendo dall'università e sono interessato a queste, alla prototipazione in generale, soprattutto con queste stampanti 3D, perché credo che progettare il componente meccanico e poterlo realizzare al momento, quindi all'istante, con componenti plastiche, sia alla fine una possibilità di sperimentazione molto, molto rapida, quindi riducendo molto i costi di produzione finali, quindi abbattendo la possibilità di realizzando quindi un'idea e costruendola molto rapidamente. Senti, scusa, ma questa tua famosa idea di impresa, come la vedi? Doveva apparire? Perché la vuoi fare? Secondo te doveva apparire? O perché non la vuoi fare? Non so se... In che senso non la voglio fare? Non so se la vuoi fare o non la vuoi fare. Non lo so, per adesso sono ancora... Abbiamo detto che la vogliamo fare, abbiamo detto che stiamo creando un'impresa. Perché? Cosa ti manca? Cosa ti serve? Come vedi il tuo futuro in questa impresa? Il futuro di questa impresa fra 5 anni, per esempio? Cioè, inizialmente credo che a tutti quanti abbiano bisogno di una possibilità, semplicemente, di avere, come ha detto prima, un finanziamento per poter realizzare quest'idea. Quindi inizialmente principalmente manca questo. Poi successivamente uno si cerca un luogo adatto dove poter sviluppare qualsiasi tipo di idea in generale, quindi non solo la mia ma anche quelle degli altri, come può essere appunto il Fab Lab. Ok. Mi chiamo Carmelia Cannone, sono una designer. Però vi posso chiedere una cosa? No, a tutti. Vorrei sapere cosa avete in mente. Se voi in una idea di impresa ci dovete mettere la vostra vita, cioè voi da grande cosa volete fare? L'imprenditore. Sinceramente però, non so come dire, cioè se la vostra idea è diventata, sei manco scemo, io non ho i soldi per la benzina, vorrei poter scrivere qui, non ho i soldi per la benzina, perché è importante partire dal fatto che non ho i soldi per la benzina, può essere importante se è vero. Ok, scusami, ti ho interrotto. No. Allora, io sono più interessata magari all'aspetto artistico, appunto di design, anche della stampata di 3D, quindi la vedo più come un oggetto che mi possa aiutare a realizzare qualsiasi forma più, come dicevo, artistica che industriale. Quindi per quanto riguarda una startup o comunque un'azienda che si occupi di commercializzare o comunque di investire sulla stampa 3D, penso sia un'ottima cosa che nel giro di pochi anni avrà un gran successo, penso possa anche finire anche nelle case oltre che nelle aziende. Penso però che dal punto di vista imprenditoriale non mi cimenterei, almeno in prima persona, perché comunque, soprattutto in Italia, ci sono troppi problemi, al di là dei fondi, comunque anche problemi di gestione o di gestione economica, sostanzialmente sono quelli i problemi che comporta un'azienda o comunque qualsiasi ambito gestionale, appunto. Qui non mi cimenterei, però sarebbe comunque una bella idea poter intraprendere, problemi a parte, comunque una startup di questo genere. Penso che porterebbe parecchi risvolti positivi in ambito economico, a livello personale, poi anche a livello italiano, in caso comunque si fosse un'azienda italiana. Ok, grazie. Ciao, Maria Laporte in casa, designer.
mi sono avvicinata a questo percorso, a questo workshop, perché ritengo interessante la stampa 3D. Pensare di aprire un'impresa, bisogna anche valutare l'aspetto, dato che si parla di 3D, anche pensare anche all'industria, quindi anche all'artigianato, quello che può essere la manifattura artigianale. Quindi il fatto che si venga anche meno nella produzione artigianale, quindi è un aspetto da non sottovalutare. Però l'idea di poter progettare e vedere sviluppare il proprio progetto in una stampa, penso in quante ore avviene questa stampa? In un'ora? Più o meno. Dipende dal... dall'oggetto. Sì. Però parliamo di ore, certo. Sì. E quindi trovare anche dei finanziatori, quindi, non è semplice... niente. Ok. Buongiorno, mi chiamo Giovanni e io sono qui perché sono interessato alla fabbricazione digitale. Personalmente ho lanciato una business idea che spero possa diventare una startup a tutti gli effetti. E nell'ultimo concorso della Camera di Commercio di Bari Valore Assoluto quest'idea si è classificata nei primi posti e abbiamo vinto un piccolissimo grant, dico abbiamo, pensando ai miei soci che rappresento qui, non ci sono. Quest'idea muove nell'ambito della fabbricazione digitale per il design, per il mobile, mobili parametrici, e mi interessa, diciamo, nel medio termine la stampa 3D per tutte le applicazioni nell'arredo che possano integrare per esempio gli imbottiti sui mobili. In questo caso noi ci stiamo dedicando a mobili pensati per il CNC, fresa e taglio. In prospettiva è interessante, forse, questo dal mio personalissimo punto di vista, indagare gli elastomeri stampati per sostituire gli imbottiti nelle classiche poltrone sedute. Quindi questo è il mio personalissimo interesse nell'ambito del 3D printing. Va bene, e ci dici un po' di sensazioni. Tu stai creando un'impresa, sei nella fase di creazione, cioè sei proprio nella fase calda. Sì. Stai valutando, stai capendo, stai sbattendo contro dei muri, stai trovando delle strade, stai probabilmente adeguando le tue idee. No? Adesso, senza entrare nei tuoi segreti industriali, che sensazioni hai? Cioè, cosa significa oggi a Bari tentare di creare una startup innovativa? Io le confesso che ho molta diffidenza nei confronti del mondo startup, che è un po' iperinflazionato. Quello che manca secondo me nei giovani, parlando diciamo dei miei coetanei, è proprio questa vocazione all'impresa, all'imprenditorialità. Ed è molto difficile, se non raro, che arrivi un investitore X a regalare dei soldi. Quindi penso che sia molto più semplice organizzarsi per fare piccole cose, ma molto concrete. E nel bene e nel male, quindi sperimentare anche con degli amici che possono diventare soci ed eventualmente dopo prepararsi a costituire un'impresa. Sto parlando di un fenomeno molto allargato di innovazione raccontata che poi non è mai troppo reale, quindi gli innovatori veri sul territorio sono ben più rari di quelli che parlano di innovazione. Quindi penso che manchi un senso pratico di fare le cose, e i ragazzi come me hanno bisogno di utilities, non per forza acceleratori di impresa, magari dei luoghi informali dove si possano creare delle biz idea che poi con le premesse necessarie possono anche diventare dei business. Questo è il mio punto di vista. Quindi io sono nella fase di costituire un'impresa, però anche sono in corrispondenza di un bivio,
cioè provare da una parte. Quindi questo tuo interfaccia ideale, tu hai detto non necessariamente acceleratore di imprese, allora, senza dargli un nome, che cosa è, come lo descriveresti? A me piace pensare anche nelle piccole realtà, senza mai trascurare il fatto che siamo nel sud Italia, terra diciamo complicata in alcuni luoghi, non troppo centrali. Mi piace pensare a degli spazi di innovazione sociale attraverso l'artigianato, digitale o analogico che sia. Non per forza, ripeto, dobbiamo pensare a un acceleratore impresa o un Fab Lab ipermoderno, comunque un luogo che sostituisca quelli topici che abbiamo imparato a conoscere nella nostra infanzia, le biblioteche, le librerie, cioè anche nelle scuole ormai le aule di informatica sono abbastanza stantie. Esatto, bisognerebbe convertire questi posti, in America l'hanno già fatto, nella forma dei makerspace, dove i ragazzi possono giocare, provare informalmente, poi di lì nascono sicuramente idee interessanti o business ideas. L'esempio classico, ed è un esempio che mi è stato fatto non oggi, non in piena moda dei makers, ma qualcosa come 15 anni fa, i laboratori del MIT di Boston sono aperti 24 ore su 24, sono aperti di notte e di notte le finestre sono tutte accese ed è pieno di gente. Allora, è una realtà con cui noi non ci dobbiamo paragonare perché sennò ci deprimiamo soltanto. Hanno come componentistica elettronica tutto quello che può servire, perfettamente organizzato e archiviato in cassettini, hanno queste pareti piene di cassettini, chiunque di loro non c'ha sonno, è tornato dalla birra con gli amici e invece di andare a dormire ha deciso che vuole andare a mettersi a posto il suo circuitino, va lì, prende quello che vuole e fa quello che vuole, 24 ore su 24. Ma questo non oggi, in era di moda dei makers, negli anni 90. Allora, ok, ci accontenteremmo di una via di mezzo, credo, perché insomma, qui siamo un po' alla fantascienza, non ci dimentichiamo che poi le università americane comunque, vabbè, poi il discorso diventa sociale, non sono per tutti, non dimentichiamo anche questo, certe ricchezze si pagano, quindi diventa un discorso anche sociale. Va bene, cedo il microfono. Sì, grazie. Io sono Maria Grazia, sono un architetto e diciamo che su questa tematica sarò un poco popolare, però penso che proprio perché il lavoro attualmente non si trova, bisogna un attimino inventarselo. Quindi... No, noto con piacere che finalmente la discussione ha preso, ci ho messo un po'. Sarà che N interventi, però. Sarà, diciamo, che quando finisci entri un po' in questo periodo un po' in crisi, quindi penso che se non si fa così non... bisogna per forza poi accontentarsi, il che diciamo giovani è un po' triste, ecco. Quindi l'idea diciamo di inventarsi un mestiere, almeno personalmente mi affascina, per esempio nel caso della stampa 3D, lavorare sulle superfici, quindi per esempio l'idea di creare un pattern, e in questo penso che coinvolgerebbe più figure professionali, quindi dal designer all'architetto, ma anche all'artista in genere. L'idea di creare dei pattern e poi realizzarli e venderli soprattutto, perché secondo me anche questa questione è importante, cioè il fatto che bisogna poi commercializzare un prodotto, quindi non solo diciamo l'artigianato in questo caso diciamo verrebbe un attimino meno, però l'idea di vendere collega una serie di mondi, quindi la comunicazione, quindi il fatto delle aziende, insomma crea proprio una rete di figure professionali che secondo me è importante, perché non ci si può basare soltanto sul singolo, la singola figura, quindi non so, l'architetto eccetera eccetera. Questo è il mio pensiero. Ma questa creazione di una rete di figure professionali, sì, dovrebbe essere a cura di un luogo di aggregazione, un team, come dovrebbe avvenire? Io lo immagino, però magari è una mia così immaginazione, come un laboratorio,
c'è uno studio, un laboratorio dove un tot di figure professionali si confrontano e decidono poi di tutelare una serie di aspetti, quindi chi quello economico, chi quello artistico, eccetera. Tu hai detto una cosa molto importante, che sono molto contento che qualcuno lo abbia detto, perché è fondamentale, e che viene usata, secondo me, molto spesso in maniera impropria. Che è il discorso dell'autoimpiego. Che a volte, lo hai fatto un po' tu, è un ripiego. Cioè, io cerco l'autoimpiego perché il lavoro non c'è. Io ho una mia idea secondo la quale l'autoimpiego è la realizzazione massima di una persona. Non è un ripiego, cioè è tutt'altro. No, è la massima realizzazione. Sì, sì. No, è solo che si è costretti un attimino a pensarlo, solo. Però condivido, insomma. E il contesto ci porta a essere fatalisti. E il contesto, voi che siete più giovani di me, dovete cambiare. Armatevi. Stavo dicendo, una cosa importantissima, il numero chiuso delle università. Perché si fa il numero chiuso delle università? Perché si dice il mercato non è ricettivo rispetto a quella figura professionale. Allora noi abbiamo cementificato una mentalità secondo la quale un ingegnere neolaureato viene visto solo ed esclusivamente come una persona che andrà ad occupare una casella in un'azienda e mai come un generatore di lavoro. Se ho problemi occupazionali, io non devo far scendere gli ingegneri a 100 perché non c'è posto per loro, ne devo fare 100.000. Perché di quei 100.000 ingegneri, 50.000 si devono aprire un'azienda loro. E i più bravi un giorno assumeranno e creeranno lavoro. Questa cosa non la consiglio, cioè è completamente fuori. Le persone vengono viste come pedine da inserire in una scacchiera. La Fiat prima assumeva 20.000 ingegneri, adesso ne assume 15.000, quindi diminuiamo del 25% i posti a ingegneria. È sbagliato. L'autoimpiego è tutto, cioè secondo me è il, adesso non dico che è la soluzione, perché adesso diventiamo tutti fornitori, non ci sono più clienti, però l'autoimpiego, il discorso, il concetto dell'autoimpiego è fondamentale. Soprattutto in ottica di realizzazione individuale, che al di là dei discorsi economici. Prego. Ciao, sono Giuseppe, architetto anche io. A me piace molto l'idea della stampa 3D. Diciamo, mi sono avvicinato a questo workshop per il tema che mi interessava molto e penso anche che la stampante 3D sia uno strumento molto democratico. Da un lato, e dall'altro uno strumento che si inserisce molto in questo contesto in cui, diciamo, l'uomo ha bisogno un po' di personalizzare gli oggetti che usa, ha bisogno di appropriarsi sia esteticamente sia funzionalmente diciamo degli oggetti di uso quotidiano. Quindi se da un lato un tempo funzionava molto la produzione in serie, penso che adesso un po' ci sia questa necessità di appropriarsi proprio degli oggetti che si usa quotidianamente. E riguardo la questione dell'impresa, io piuttosto vorrei essere un attivo utilizzatore di questo strumento che mi interessa molto per le sue capacità, per gli orizzonti inesplorati, ancora inesplorati, che può raggiungere. E niente, quindi mi piacerebbe appunto, ho sempre curiosato, ho sempre su internet, ho sempre guardato questo strumento, ma non ci ho mai realmente lavorato, quindi mi piacerebbe molto vedere come funziona. Va bene. Grazie.
Salve, sono Antonello, sono un piccolo imprenditore, abbiamo una fabbrica di serramenti e porte blindate, questo discorso qui, con una serie di macchine nell'officina che può essere, che ne so, una piegatrice, cesoia e quei discorsi, e molto spesso capita che persone che vengono da fuori per chiedere il favore, mi tagli di qua e mi accorci il pezzo, per cui l'ottica del Fab Lab, visto come un punto di incontro di persone competenti, di studenti, di ingegneri, eccetera, è lontano, diciamo, dal mio modo di vedere a livello di impresa, che è quello che è il discorso. Per cui, non lo so, il discorso della stampa 3D io lo associerei più che altro ad un discorso di linea di produzione per un certo tipo di prodotto. Cioè, all'interno del Fab Lab, per esempio, viene fuori una bellissima idea che, con l'aiuto, per dire, che ne so, con un cellulare fare il video pubblicitario per lanciare la cosa, o con Facebook, con i mezzi poveri che noi giovani abbiamo a disposizione, no? E la grande tecnologia, è possibile forse fare delle piccole aziende che producono una cosa, un'azienda che può durare 2 anni, che può durare 5 anni, perché si parla del fatto che non ci sono brevetti, del fatto che la cosa deve poi essere resa pubblica, eccetera. Niente, la stampa 3D io non la vedo come un discorso enorme, immenso, che così stamattina non si riesce a pensare ad una cosa in particolare, ma sono infinite. E fatto sta che credo anche che ci siano sicuramente già dei colossi industriali che stanno pensando di realizzare macchine molto più grandi e che possano stampare più materiali, che possano stampare più, oppure mettere insieme diversi materiali già pronti, no? Per dire, io mi immagino il discorso che stava facendo la VASP con l'estrusione dell'argilla, così come ci sono, penso in Cina per esempio, ci sono delle stampanti grandi quanto l'impalcatura che viene messa intorno ai palazzi per farli. E quindi per me è ancora una cosa molto 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 aperta. Passo. Che quindi, scusami, è un a livello di impresa, cioè, sentito in questo modo, uno dice, è un campo talmente ampio, sì, per cui non dovrei avere in teoria grosse difficoltà a trovare delle linee di business. No, allora non è quello il problema. Per esempio, cioè, non è quello il problema, non è e poi a chi lo vendo, tutt'altro. No, quello c'è, viene tanto dopo di quel fermento, quello, che quello viene dopo. Io penso sì. Allora, per esempio, ci sono quei tappeti, no? dove si cammina scalzi, questa è una cosa per gli sportivi o per sì, chi sì. Grazie. O per chi problemi ortopedici o cose del genere, dove viene fatta la scansione della pianta del piede e sulla base di quello può essere prodotto, stavo vedendo la Stratasys, sta facendo una macchina che fonde più materiali in un unico pezzo. C'è un pezzo che qui può essere rigido, più dietro più morbido, eccetera. Allora, fare una suola di questo tipo, personalizzata, dove uno, che ne so, va o nel Fab Lab o in internet, ha già la sua impronta, eccetera. La copertura della scarpa, che ne so, con dei bottoni, dove è quella, si sa che è quella, tu ti scegli i colori e le cose e te la bottoni e c'è la scarpa tua, fine. E si la fa una linea, oppure come stavamo vedendo ieri il fatto dell'anello, quel discorso parametrico, sì, sì, che sì. L'anello si può allungare se ognuno ha il proprio anello, una cosa di quelle, oppure come l'occhiale che diceva lì prima, una linea, un qualcosa che è destinata ad essere poi industrializzata anche in altri paesi. Perché il Fab non c'è la cultura, secondo me, di vedere il Fab Lab come una fonte di idee e di cose per tutti. Ci sarà per forza l'industriale dietro,
che farà, ci metterà la sua virgola e rovinerà quello che è forse il mercato. Ok, grazie. Buongiorno, sono Marcello Tota, sono un architetto e appassionato, diciamo, di questa nuova cultura del crearsi le cose da solo, diciamo, attraverso la stampante 3D, per esempio. Nel corso della mia esperienza professionale, che è legata più che altro alla progettazione architettonica, all'interior design, ho fatto, diciamo, delle escursioni nell'ambito del disegno industriale, quindi della prototipazione, però all'antica, quindi utilizzando sostanzialmente tutte le metodologie di lavorazione dei materiali tradizionali, materiali locali prevalentemente, avvalendomi della professionalità degli artigiani che via via, diciamo, ho conosciuto nel corso della mia attività. Ecco, l'idea di fare una start-up tutti assieme è un'idea che, diciamo, mi avvince molto, sebbene diciamo, questa liquidità di spazio, di lavoro, di condivisione, di potenzialità, tutte ugualmente buone e tutte potenzialmente inutili, un po' mi spaventa. Come anche, per esempio, la ricerca dell'ambito commerciale, quindi in definitiva come far soldi con questa attività. Lo scopo principio di un'impresa suppongo sia ancora quello di monetizzare, quindi l'individuazione di fasce di mercato, l'individuazione cioè di un focus su un oggetto che il mercato non ha ancora, o un bisogno che magari può essere indotto in qualche modo, quindi attraverso del marketing, attraverso qualsiasi altro strumento, richiede a mio avviso la presenza di multidisciplinare di diverse figure. Ecco. Intanto, sì, tutti i modelli di business propri di queste delle start-up in realtà sono percepiti come anomali. Quindi già chi non ha una cultura di impresa dentro di sé, che in realtà non ce l'ha quasi nessuno, tranne di solito i figli degli imprenditori, ed è vero, non è una battuta purtroppo, perché ci sono nati dentro. Che quindi già ha delle difficoltà a interpretare, no? Dice, ma io, cioè, a parte le belle parole, sono veramente in grado poi di vivere, di fatturare. Cioè, già abbiamo delle difficoltà con i modelli tradizionali, chi non c'è nato, chi non ha spirito, entusiasmo o incoscienza a volte. È comprensibile che questi modelli di business nuovi ti portino a pensare, sì, ok, ma io sto parlando a un territorio, ma il territorio lo sa, che il territorio non siamo noi architetti, designer, esperti di innovazione, il territorio è fatto da tanta gente, poi alla fine il mercato è quello, diciamo. Non so se mi sto spiegando. Il rischio è che ce la suoniamo e ce la cantiamo, ecco, sì. Cioè che poi, cioè io faccio un'iniziativa, invito The Hub fa un'iniziativa, invita il Fab Lab di Lecce, il Fab Lecce fa un'iniziativa, invita me, e cicliamo, no? E poi siamo sempre noi, ma in realtà il business, come dici tu, l'aspetto pragmatico dov'è? Non sono d'accordo, però lo capisco, ecco, non so come dire, nel senso che sono percorsi in evoluzione, ci vuole un po' di spirito, un po' di coraggio, però il cambiamento, non per fare, è uno slogan, mi rendo conto, il cambiamento va cavalcato, non va temuto, è uno slogan, però in fondo è vero. Penso anche che sia vero, oltre ad essere una bella frase di bell'effetto. Ecco, diciamo.
Salve a tutti, sono Ida Chiatante, sono una designer, con Marcello e Valentina dopo terremo la lezione sul design. Come designer in realtà spazio molto nei vari ambiti, spostandomi anche nell'arte, nell'artigianato, proprio per una questione di curiosità che da sempre mi caratterizza. Mi pongo nei confronti della stampa 3D come mi pongo nei confronti di tante altre cose, ovvero mille domande per capire la validità, l'utilità, la valenza soprattutto dell'idea, in quanto come designer dobbiamo progettare per l'uomo e per la società. Quindi per me la stampa 3D può rappresentare un'immensa possibilità, così come potrebbe anche, se non utilizzata bene, portare ad altro. Quindi l'accento che mi piace sempre porre è sull'idea, quindi su questo che fa la differenza, ecco. Quindi non focus sul prodotto, ma focus sull'idea. Sull'idea che poi porta al prodotto, ovviamente. Certo. Passo. Io sono Valentina De Carolis. Ida più o meno ha presentato quello che facciamo. Lavoro anch'io nel campo del design da un po' di tempo. Mi sono appassionata alla tecnologia della stampa 3D già da diversi anni. Ho avuto la possibilità di lavorare per un breve periodo in un centro di prototipazione rapida a Roma diversi anni fa, già nel 2008, quando ancora non si parlava di stampa 3D in maniera così diffusa. Le stampanti erano poche e costose. Nel momento in cui si è iniziato a sviluppare il concetto dell'open source e le stampanti sono diventate accessibili più o meno a tutti, anch'io per un attimo ho pensato di acquistare una stampante e di utilizzarla a scopo d'impresa. Ma le domande i motivi che mi hanno fermato sono stati proprio: come si può fare impresa utilizzando una stampante 3D? O meglio, non tutti possiamo fare impresa utilizzando una stampante 3D se non si hanno gli strumenti e le capacità tecniche. Diciamo, in tutto il discorso che è stato fatto finora, sono d'accordo sul fatto che in questo momento storico sia importante stimolare e dare l'idea che ci siano nuove possibilità. Però bisogna, secondo me, mettere l'accento sul fatto che in realtà fare impresa è una cosa seria, comporta tantissimi fattori che spesso non vengono presentati, proprio gli aspetti tecnici, gestionali. Volevo un po'. Cioè, questo è l'unico dubbio, no, dubbio, è la parte più critica, secondo me, dell'argomento del fare impresa, perché le idee, ok, cioè possono essere valide, ma poi bisogna scontrarsi con la realtà. Molto chiaro, molto giusto, molto diretto, sì. Ho questo approccio. No, è assolutamente giusto. Stavo cercando di... spostare un po'. Allora, diciamo l'idea. Ho due minuti per finire. l'idea, punti di forza, punti di debolezza, opportunità, ostacoli. Vediamo. Beh, molti dei concetti che sono emersi non sono proprio facilissimi da classificare. Molte riguardano più il concept in realtà dell'azienda che una visione di una eventuale iniziativa imprenditoriale. Obiettivo definito, durata limitata, per esempio, non so, è un punto di forza o un punto di debolezza?
è un'opportunità o è... Obiettivo definito, durata limitata. Che cos'è? Un punto di forza, un punto di debolezza, una minaccia? Ma in realtà è una scelta, ma è una scelta in positivo, è una scelta dettata da una... Cioè in realtà ci piacerebbe fare altro, ma ci rassegniamo a fare questo? La vedeva in questo modo? No, no, a lui che lo ha detto. No, perché se noi in realtà vorremmo fare un'impresa più solida, più seria, con una visione più ampia, per una prospettiva più lunga, allora è un punto di debolezza. Cioè la tecnologia, il mercato, la tendenza ci impone di fare il focus su un prodotto sapendo che fra due anni quel prodotto sarà superato, sarà obsoleto, se va bene fra due anni. E allora sì, è un potenziale rischio. Su questo avrei condivido, cioè il fatto che su questa cosa che hai detto sulla durata limitata, io vorrei aggiungere che per startup, per definizione, si parla di company designed to grow fast. O cresci subito oppure non interessa agli investitori. Cioè è proprio questo, diciamo, il gap temporale. Fare impresa è una cosa seria, fare una startup è una cosa altrettanto seria, ma ancora più difficile, perché non devi essere sostenibile economicamente, ma devi essere capace anche di crescere molto velocemente. E in genere questa cosa o la fai nel giro di due anni oppure sei spacciato, sei morto, non interessi più a nessuno. Quindi per questo, dal mio punto di vista, è una minaccia. Perché si chiede a questi ragazzi di farsi venire delle idee buone. No, voi siete voi che state aprendo questa impresa. Sì, no, vabbè, parlo in modo impersonale, però si chiede ai ragazzi di farsi venire delle idee buone che generino dei ricavi velocemente e, diciamo, in maniera quindi del tutto sostenibile. Noi in realtà sappiamo molto bene che la vita di un'impresa ha una sua curva che è nota. Funziona ed è esattamente un concetto perfettamente applicabile alle start-up, quello che dici tu. L'impresa deve crescere in una fase embrionale con i propri mezzi, che sono tipicamente pochi, e deve crescere per quanto può al meglio con i suoi pochi mezzi, dando prova di capacità di chi ha avuto l'idea imprenditoriale e di corretto utilizzo di quei pochi mezzi, che spesso sono i fondi dei genitori che ti prestano i 10.000 euro perché credono in te. Così è in tutto il mondo. Dopodiché, se l'idea funziona, c'è la fase dei business angel. Business angel, sapete, più o meno avete sentito parlare, sono individui, persone, spesso ex manager, molto spesso sono ex manager, ex imprenditori che hanno chiuso in pensione, che fanno gli investitori, investono in un'impresa giovanile, ci mettono una quota di soldi che rispetto a quelli che erano fino al giorno prima gli ordini di grandezza di quell'impresa, sono soldi importanti. Anche se io arrivo e dico ok, metto 100.000 euro nella vostra idea, minchia, scusate il termine, 100.000, siamo in streaming qua, accidenti, acciderbolina, 100.000 euro, cioè io ho fatto tutto quello che ho fatto fino ad oggi con 15.000 euro, col computer vecchio di mio fratello, 100.000 euro. In cambio di questo ovviamente loro indirizzano quasi mai l'aspetto tecnologico, scientifico, su cui continuano ad avere piena fiducia nei creatori dell'impresa, ma indirizzano la parte commerciale, di management. Allora, si prendono un po' la guida dell'impresa, però lo fanno con cognizione di causa, è un bene, può essere visto come un bene. Se con questi 100.000 euro l'azienda fa l'ulteriore salto di qualità, è lo stesso business angel che ti porta verso i venture capital. I venture capital sono i grossi investitori.
un'azienda di successo non è un'azienda che dopo 30 anni ancora fattura e chiude i bilanci in attivo. Non è quella la vera azienda di successo. La vera azienda di successo è quella che apre con i 10.000 euro che vi ha prestato mio padre e dopo 5 anni io la vendo con tutti i brevetti, l'idea, prendo e lo vendo. La vendo a centinaia di migliaia di euro. Il business angel si riprende i suoi soldi con il suo guadagno perché è un investitore, il venture capital pure, io soprattutto pure, con un bel po' di soldi mi cambio la macchina, mi compro la casa, mi godo la mia vita e ricomincio. Il ciclo di vita di un'impresa, cioè dopo 5 anni, chi è che continua a fatturare, a crescere? Chi è? La Fiat, la Google, la Microsoft? Ma in realtà un target molto valido è proprio quello di far crescere la propria impresa basata su un'idea forte fino al punto da arrivati al momento massimo di interesse della tecnologia realizzata a venderla. Questa non è una mia idea, questo si insegna. Attualmente l'acceleratore di impresa Central Laser che ho detto, Laserin, che ho detto punta essenzialmente ad ospitare aziende innovative, giovani che ci piacciono, che hanno idee, che hanno un bello spirito, ne ospita due. Una, non so se le avete mai sentite nominare, è AdLab, o volo creativo. L'altra è un'azienda che si chiama Next2Me. Sono tre ragazzi, fanno app per cellulari, fanno localizzazione indoor, cioè loro localizzano una persona in un museo con precisione di un metro, in un supermercato, in un centro commerciale, in una fiera. Sono venuti qua, sono diciamo, venuti fuori dalla stanzetta di casa loro, dove ora stanno, e vengono qui, oggi è mercoledì, domani finalmente, vengono a montarsi i mobili e stabiliscono la loro sede qui, hanno già il business angel, hanno già l'angelo, c'è già un investitore. E insomma, ovviamente c'entra la qualità dell'idea, c'entra il coraggio, perché Next2Me è un ragazzo che ha 27 anni, che aveva un lavoro a tempo indeterminato a Milano e coordinava 12 persone. E a 27 anni ha avuto il coraggio di mollare tutto e venirsene qua. Vabbè, sono storie, voglio dire. Ci vuole fegato. Abbiamo bisogno di tante idee. Siamo ragazzi, anch'io. Mi sento... Vabbè, grazie. Se ci metti anche me ti do ragione. Va bene, io volevo giusto chiudere questa colonna. Va bene, non abbiamo in realtà fatto un'analisi SWOT, che è una cosa un po' più seria, però abbiamo fatto una chiacchierata che è anche meglio. E niente, se non abbiamo fatto una vera analisi SWOT, soprattutto perché non avevamo il focus su un'idea imprenditoriale ben precisa, però considerando queste colonne, se avessimo altre due ore adesso potremmo entrare in una discussione su se è giusto che alcuni di questi post-it io li abbia messi in una colonna piuttosto che nell'altra. In ogni caso ci facciamo una foto e niente, e ciao, grazie.